Una tragedia si è consumata nel parcheggio del campus Raineri Marcora, dove una studentessa di 14 anni è morta dopo essere finita sotto un bus in manovra. La ragazza di Corte Maggiore frequentava il primo anno dell'istituto alberghiero. Da accertare la dinamica, sotto shock l'autista del pullman. A Piacenza ogni due giorni un ciclista risulta coinvolto in un incidente stradale. Nel mirino finiscono le piste ciclabili, ma anche il mancato rispetto da parte dei ciclisti stessi, spesso in contromano, del codice della strada. Ottobre è iniziato con una serie di influenze anche a causa dell'improvviso cambio di stagione. Le infezioni respiratorie erano presenti già in piena estate e intanto lunedì scorso sono iniziate le vaccinazioni anti-influenzali, obiettivo proteggere gli over 65. In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, la redazione di Radio Shock si è riunita per incalzare di domande il nuovo direttore del gruppo Libertà, Gianluca Rocco. L'intervista ha spaziato dalla sfera professionale a quella pubblica, passando per le passioni e le origini liguri del direttore. Nuova collaborazione per la VAP, Volley Academy Piacenza, con la Robur di Somaglia, altro tassello di un progetto di livello nazionale. Tutte le altre notizie disponibili sul sito liberta.it. We'll be right back.